Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Un paese, 200 miliardi. Arriviamo da un'emergenza Covid, poi abbiamo avuto il caro bollette, il caro inflazione, cioè è una mole di risorse da cui dipende la ripartenza del nostro paese. Cioè io quando sento dire che dopo 5 mesi di questo governo possiamo rivedere i progetti, cioè io non so se ci rendiamo conto che stiamo parlando di asili, di scuole, di trasporti, 40% delle risorse sono per il Sud che ha bisogno di ripartire, cioè parliamo della vita delle persone e questi progetti in teoria, per come è oggi costruito il PNRR, devono essere, lo sa benissimo Cattaneo, rendicontati entro il 2026. Cioè noi siamo a marzo-aprile ormai, 2023, e abbiamo un governo che è in carica da 5 mesi che qui che dice, uno, ma sì, non so se li vogliamo, che è la cosa più grave, cioè adesso il collega Cattaneo dice che la Lega, però la Lega è un membro importante di questa maggioranza e sta dicendo agli italiani che questi soldi magari non li spendiamo. Ha detto Molinari che non è un passante, appunto. È il capogruppo della Lega, però... Cioè, qual è il nodo? Il nodo, e lo dico soprattutto a chi ci ascolta da casa, è che non si può chiedere, come sta facendo la Presidente Meloni, al Paese, alle imprese, ai lavoratori, ai sindaci, ai Presidenti di Regione, ai sindacati, di rimboccarsi le maniche e dire dobbiamo metterli a terra e correre come dei pazzi, se poi tu stesso governo non fai chiarezza e dici agli italiani se veramente li vuoi quei soldi. Io lo trovo vergognoso che... un partito di maggioranza mette in discussione la bontà e la voglia vera e reale di spendere questi soldi. Perché poi noi mettiamo insieme 3 fatti. Il primo fatto, abbiamo al Senato ormai da settimane bloccato un ennesimo decreto che dovrebbe definire come gestire questi soldi. Bloccato e impantanato. Risultato? Ulteriori ritardi. 2. Continuano a discutere su se un progetto è utile o non è utile. Ma io veramente ho sentito ieri una discussione con i sindaci. Cioè stiamo rinviando gli asili, la costruzione degli asili. Ma ci rendiamo conto? Perché in 5 mesi non sono riusciti a fare la convenzione che hanno bisogno i comuni e i sindaci di firmare. Quindi ritardi su ritardi. E poi, e chiudo, non è pensabile che un governo che sta gestendo i soldi di questo paese sia lì a litigare al suo interno tra partiti, qualcuno che dice vanno spesi, qualcuno va spesi e intanto chi ci perde sono i nostri concittadini. Io non so se ci rendiamo conto, se questo governo si rende conto in che situazione siamo. Il futuro dipende da quei soldi del nostro paese, la ripartenza dipende da quei soldi, i posti di lavoro dipendono da quei soldi. Non ci sono giochetti da fare, c'è da mettere la testa bassa e spendere. Sì, con una sottolineatura, sono soldi che ci danno a debito e che dobbiamo restituire a tassi buoni, ma comunque quando uno fa debito deve spenderli bene. Io onestamente, guardando i progetti che sono in giro, siamo convinti che tutti siano delle opere straordinarie. Quindi, allora, se si vuole fare una ricognizione, io credo che si possa anche fare rispetto a quelli che sono veramente utili, come gli asili, come l'alta velocità, parlo diciamo glocal, dalle cose nazionali strategiche a quelle importanti di natura territoriale. Però se riusciamo ad avere un approccio di dialogo, perché spenderli bene credo interessi a tutti, non ci sia una forza che non vuole farlo, allora mettiamo mano diciamo al come. E poi ribadisco, secondo noi è mancato anche un approccio un po' aperto, cioè abbiamo avuto veramente un approccio centralista e molto statalista all'inizio dell'impostazione di questo PNRR, che l'Europa non è che ci ha detto che dovevamo far così, anzi l'Europa è molto flessibile in questo senso, anche con l'utilizzo FEI, BEI, la Banca Europea degli Investimenti, in questo senso da anni sollecitano anche per molti stati l'utilizzo di strumenti e forme finanziarie. Oggi parlare di credito d'imposta, diciamo, dopo il disastro fatto con i crediti in edilizia al 5 Stelle, è un problema nel nostro paese. Però lo sostenevate, eravate convinti prima. Io continuo a essere convinto, ma voi avete abusato, diciamo, dello strumento. Io credo che dobbiamo tornare a utilizzarlo, ma all'interno di un perimetro più ordinato. Come ne hanno abusato? Hanno fatto di tutto e di più, nel senso... 1 milione di posti di lavoro, la crescita del PIL, l'efficientamento degli edifici, questo è l'abuso? Dica alle 30.000 imprese... Quando non avete controllato che il mercato dei crediti che andava formandosi era completamente deregolato, gente faceva transitare milioni di euro con società finanziarie che nascevano la mattina, la sera chiudevano e si erano tenute l'interesse di milioni di euro transitati, non erano nemmeno sorvegliate da Banca d'Italia all'inizio, diciamo...
il transito di questi crediti. Dopodiché addirittura ne abbiamo generati tanti e tali che non c'era più neanche il tiraggio naturale del mercato, cioè le banche, le più grandi banche del paese, Poste, CDP, non avevano quando più capienza perché avevano finito di scaricare. Con le sue falsità, allora, rispondo. Quindi, no, non sono falsità, sono fatti acclarati. Quindi ora dobbiamo chiudere le saracinesche di questo caos. Dopo dobbiamo riprendere a far funzionare il mercato dei crediti e credo che anche l'Europa, da questo punto di vista, come sta già facendo in altri paesi, perché ieri c'è stata anche una protesta in aula proprio in merito. Io vorrei tornare un attimo su PNRR e poi ovviamente rispondo sulla questione dei crediti. A questione PNRR chiarisco anche qui la nostra posizione, cioè noi siamo assolutamente disponibili, l'abbiamo detto, il Presidente Conte ha fatto un appello pubblico e lo ripeto anche qui oggi a suo nome, a sederci a un tavolo, perché credo che la messa a terra del PNRR sia un interesse nazionale. Però attenzione, noi siamo disponibili a sederci a un tavolo, ma deve essere chiaro per fare che cosa. Cioè io ho sentito prima dire che la rimodulazione del PNRR non è un tabù, ma io ne sono assolutamente consapevole. Però attenzione, qua, ripeto, di questo PNRR si tratta ormai da 2 anni. Va rendicontato, i soldi non vanno neanche solo spesi entro il 2026, devono essere finiti i lavori. Non c'è tempo da perdere. Non c'è spazio per i giochetti, i litigi in maggioranza, perché poi c'è un dubbio di fondo che io ho. E ce l'ho perché sento le dichiarazioni di maggioranza, che ci sediamo al tavolo, ma per fare cosa? Per spenderli questi soldi? Perché li volete mettere a terra? O continuate, in particolare la Lega, a prendere in giro gli italiani giocando sul fatto che li vogliamo ma non li vogliamo, ma sembra quasi che siano il male di questo paese. Cioè, sembra che il problema di questo paese sia spendere 200 miliardi per la ripresa. Io penso che chi è a casa e chi ci ascolta, e torno su questo, non abbia interesse a sentire questa discussione, vuole sapere come metterli a terra. E dico 3 cose. La prima, ripeto, non possiamo permetterci negoziazioni in Europa su temi come i balneari, il DDL in concorrenza che rischia di creare difficoltà sugli obiettivi che il PNRR deve raggiungere. Cioè noi parliamo di spesa, ma noi abbiamo anche degli obiettivi strategici che se l'Italia non porta a casa ci fanno perdere dei soldi e su questo il governo non è indietro e di più ci sta facendo schiantare contro un muro. 2, vogliamo sederci al tavolo per capire come accelerare? Va benissimo, ma è inaccettabile che un decreto sia fermo per settimane perché non si mettono d'accordo. E 3ª cosa, che è la più importante, e vediamo anche Fitto cosa dirà alla Camera. Però noi siamo pronti. Forse se i 5 Stelle non si sfilavano dal governo e non cadeva il governo, noi avevamo un vantaggio da quel punto di vista? Beh, guardi, non lo so, perché chi ce lo mette oggi in discussione sono soggetti che facevano parte di quel governo insieme a noi del governo Draghi. E poi noi l'abbiamo. Attenzione. Presidente Conte sul PNRR è colui che ha ottenuto i soldi, ha fatto una bozza, l'ha portata sostanzialmente in discussione e poi lì è caduto il governo e Draghi l'ha presa in carica. Adesso Presidente Meloni lo deve mettere a terra. Però attenzione, voglio tornare sul tema della cessione del credito, perché non è così scollegato. Pensi che di quel 6% di soldi che sono stati spesi, quindi circa 23 o 24 miliardi, una buona parte, più del 50%, sa come è stato speso? È stato speso con Transizione 4.0, che tra l'altro è uno strumento del Movimento 5 Stelle, l'evoluzione di Industria 4.0, che sono crediti d'imposta, che però è stata una grande modifica perché ha permesso di andare oltre l'industria, aprire anche l'agricoltura. E poi, attenzione, è proprio il super bonus. Cioè una percentuale buona di quei soldi che sono stati spesi sono legati al tema del super bonus, della cessione del credito. Allora, io francamente non capisco come Forza Italia, che è ben rappresentato dal collega Cattaneo, che ha sostenuto il super bonus, sostenuto la cessione del credito, sostenuto il settore dell'edilizia in campagna elettorale, chiesto a Draghi di non ammazzare lo strumento, oggi rivendichi di averlo fatto. E attenzione, e chiudo, non è solo il tema del super bonus, lei lo sa benissimo. Cioè noi qua stiamo parlando di un governo che ha deciso, secondo me, per pura furia ideologica, perché evidentemente non piaceva perché non è del Movimento 5 Stelle, non solo di togliere i super bonus, ma di togliere il meccanismo della cessione del credito, che era la grande innovazione, cioè è lo sconto in fattura. Cioè io, se non ho capienza sul mio conto corrente, perché magari sono in difficoltà, perché sono una persona non abbiente o non ho capacità, io cosa faccio? Posso comunque fare i lavori di ammortamento della mia casa, che sono non solo 1 milione di posti di lavoro, l'aumento, il 40% del quel 10% in più di PIL che c'è stato nel biennio è ascrivibile al super bonus, sono anche 900 euro in meno di costi di bolletta. Cioè chi è a casa e ha fatto questi lavori oggi all'anno in media paga 900 euro in meno. Ci rendiamo conto che era uno strumento
fondamentale. Poi, e chiudo, volevamo farlo scendere, 110 non era sostenibile per sempre, io sono d'accordo, era previsto il decalage, però qua è stato ammazzato il meccanismo che ha fatto ripartire l'edilizia, peraltro non risolvendo il problema dei crediti incagliati, che c'era, ma non è stato risolto, quindi c'è ancora 30.000, 40 imprese che sono che a rischio. Sono bloccate, che sono no, a rischio. Solo per chiarire, noi continuiamo a pensare che il credito d'imposta sia assolutamente la cessione del credito, uno strumento utile. Ora si è fatto un provvedimento di emergenza per chiudere, serrare i ranghi perché era andato fuori controllo. Insomma, non è un mistero, questo grande mercato di crediti è diventato una moneta parallela. Che se poi Eurostat ce lo conta a debito pubblico, noi saltiamo per aria con tutti gli indicatori. Lei in commissione, è stato, l'unica cosa su cui è stato tutto chiarissimo, se vogliamo, è che non è debito. Sì, non è un buco di bilancio. Finché non lo utilizziamo con certe precauzioni. Non è debito, non se è debito. Facciamo non è debito, altre lo dice iniziative diverse, voi avevate magari sollecitato, rischia di essere conteggiato come debito. Allora, voglio annegare che è diventata di fatto una moneta parallela. Allora, io dico che il meccanismo è buono ed è valido. Adesso serriamo i ranghi, chiudiamo, si farà ancora utilizzo della leva fiscale in edilizia, l'abbiamo inventata noi con i governi di centrodestra addirittura inizio anni 2000, il primo, quello delle ristrutturazioni di casa e dell'efficienza energetica, l'hanno fatto i primi governi, diciamo, Berlusconi. Quindi noi torneremo a utilizzare quello strumento, allora non c'era cessione del credito che ha dei suoi indubbi vantaggi, ma adesso non potevamo fare altrimenti che rimettere ordine, perché si era creato, per dirlo in politichese, un casino dovuto a un meccanismo che non è stato governato. Allora, non è così. Andiamo in pubblicità, poi...